oggi ritorniamo a fare una delle più belle manifestazioni in presenza finalmente, e devo dire che la parola che è stata più spesso utilizzata in questi primi interventi è stata la parola passione, perché questa manifestazione è qualcosa di un po' diverso, sicuramente l'aspetto del comparto, l'importanza del comparto da un punto di vista economico, da un punto di vista occupazionale è molto rilevante per la nostra regione, molto rilevante per la nostra economia, ma direi in questo caso anche altrettanto importante, altrettanto bella è la passione che viene dimostrata ogni anno che ECMA può ripresentarsi. Ed è importante anche sottolineare come sia fondamentale, sia strategico il comparto fieristico, vedendo il numero degli espositori. È un aspetto assolutamente che evidenzia come la presenza, la partecipazione sia qualcosa che soltanto una fiera può dare, sia qualcosa che gli appassionati pretendono di mostrare. La Lombardia è una terra di due ruote, è una terra di ciclismo, è una terra di motociclismo. Abbiamo oggi, c'era presente qui con noi Giacomo Agostini, uno dei più grandi campioni che il motociclismo ha avuto, e abbiamo avuto e continuiamo ad avere entusiasmo, passione. ECMA è la dimostrazione di questo nostro modo di essere. Noi come regione, e chiudo subito questo mio augurio, noi come regione stiamo cercando di impegnarci per favorire indirettamente il comparto, sia investendo parecchie risorse in piste ciclopedonali che consentano lo sviluppo anche di un certo tipo di turismo che è sostenibile, che in questi ultimi mesi, anni, sta dimostrandosi molto, molto apprezzato. Sia nella sicurezza, stiamo investendo parecchie risorse per cercare di eliminare le situazioni pericolose sulle nostre strade. Questo perché tutti insieme vogliamo essere vicino, come complessivamente siamo vicino al mondo dell'economia della nostra regione, così vogliamo essere particolarmente vicini al mondo delle due ruote, che ripeto rappresentano per noi non soltanto economia, ma anche una passione.